I sondaggi sono farlocchi. Il candidato sindaco di Roma, Alfio Marchini, non dà peso ai numeri che lo posizionano al terzo posto insieme alla Meloni, ma dopo la Raggi e Giachetti. Ma lo farlocchi, perché sicuramente insomma, ne sono usciti e ne usciranno ancora, a mio avviso, cercando di, come dire, di scoraggiare il voto e di indicare una forbice molto bassa, ma questo fa parte delle regole del gioco. Alfio Marchini, appoggiato dall'ex premier Silvio Berlusconi, quindi va avanti senza esitare nella competizione per raggiungere la poltrona del Campidoglio. Nella sede del suo partito ha incontrato i lavoratori della Roma Multiservizi che da tempo rischiano di perdere il lavoro. Nella sala solo una rappresentanza, ma loro sono in centinaia. Guadagnano stipendi, per così dire, che non gli consentono di arrivare a fine mese. Tante volte sono scesi in piazza per chiedere al Comune di Roma garanzie per il futuro. L'anno scorso avevano anche occupato la sala Giulio Cesare in Campidoglio, interrompendo i lavori del Consiglio, e il candidato sindaco seduto di fronte a loro ha parlato delle sue soluzioni e proposte. Sicuramente noi abbiamo in mente di usare e aiutare questi malavoratori dando un incarico da parte del decoro, quindi individuare una organizzazione che consenta a ogni municipio di avere una struttura proprio dedicata al decoro, e loro hanno tutta la capacità, la professionalità, la voglia di lavorare per fare questo qua. Stare dalla parte dei lavoratori sarà pure impopolare, conclude Marchini, visto che oggigiorno sembra vada di moda licenziare e cacciare. Ma per noi la scelta è quella di privilegiare il lavoro e i lavoratori. Lo abbiamo fatto ieri, lo facciamo oggi, lo faremo domani quando vorremo questa città.